Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come: il suo è sempre stato un grande talento che purtroppo non è stato sfruttato in maniera adeguata. Per anni ha prestato il suo volto alle vendite televisive su Mediaset, un modello per tutti gli altri conduttori che nel tempo hanno imboccato la sua stessa strada. Giorgio Mastrota, da sempre amato dal pubblico da casa, con la sua estrema semplicità e la simpatia che lo hanno sempre contraddistinto, Giorgio Mastrota ha ottenuto la simpatia del pubblico. Ha riscosso successo in ogni progetto a cui ha deciso di prendere parte. Da giovanissimo ha sposato Natalia Estrada, celebre ballerina e soubrette che molti ricorderanno sicuramente per la pubblicità del Cinar in cui ballava sul famoso jingle. I giornali e la cronaca rosa ai tempi parlavano spesso della coppia. Giorgio Mastrota e Natalia Estrada hanno una figlia e adesso sono diventati nonni. Insieme hanno messo al mondo una bambina, che oggi è donna, figlia e mamma. Natalia e Giorgio sono nonni, sono separati da molti anni ma vanno d'amore e d'accordo. Inizialmente hanno mantenuto un buon rapporto per la famiglia e per la figlia. Poi, per rispetto nei confronti di se stessi, prima della separazione si parlava tantissimo di tradimenti. Ai tempi le voci non sono mai state confermate, né tanto meno smentite. Non era chiaro cosa fosse successo davvero tra loro due. Nel tempo poi la verità è venuta a galla e queste voci sono state confermate. Nel corso degli anni, la vita di Giorgio Mastrota è molto cambiata. Sia a livello lavorativo che sentimentale, i cambiamenti sono stati davvero tanti. Dalla separazione in poi, il conduttore ha più volte preso posizione in difesa dell'ex moglie. Proprio Natalia, infatti, nel periodo della separazione dal marito, finì per essere presa di mira da tutti e accusata di averlo tradito e di aver distrutto per nulla la famiglia. Il motivo della separazione tra lui e l'ex moglie fu infatti lui a mettere il gossip a tacere. Mastrota ha parlato di questo periodo durante un'intervista da Alessandro Cattelan, affermando di aver sofferto quando ad un certo punto anche dal macellaio tutti parlavano del tradimento. Soffriva per se stesso ma anche per lei. Mastrota, diversamente da molti uomini, non ha mai parlato male della moglie, ha sempre giustificato il tradimento parlando di insoddisfazione e trascuratezza da parte sua che probabilmente l'hanno spinta tra le braccia di un altro. Diversamente dagli altri, ha ammesso le sue colpe e le sue responsabilità. Poi ha anche confessato di averla tradita anche lui durante i mesi di crisi e di essere poi arrivati alla rottura perché ovviamente non c'era molto altro da fare. Delle sue scappatelle nessuno ha saputo mai nulla, mentre di quelle dell'ex moglie parlava il mondo intero. Cosa fa oggi Mastrota? Oggi vive a Bormio ed è sempre più vicino alla soglia dei 60. Nonostante questo, sembra giovanissimo, non dimostra la sua età ed è anche sempre più felice. Dai suoi primi passi in TV sono passati degli anni, eppure ancora oggi quando entra negli studi di Cologno Monzese per girare una televendita, viene corteggiato da molti. In questi mesi si è ritrovato a dover negare progetti televisivi importanti perché non ha più voglia di lavorare in TV. Da anni ha deciso di allontanarsi da questo mondo scegliendo le televendite e nulla di più, ed è proprio quello che sta facendo. Ha preso una decisione e la sta mantenendo. Mastrota adesso ha 4 figli. La moglie attuale si chiama Floribeth e abitano in mezzo alla natura. Al momento festeggia 20 anni di conduzione di telepromozioni. Il fatto che si sia sposato,
che abbia ricominciato a vivere altrove e che viva in un posto che gli piace davvero è per lui un traguardo importante che lo riempie di soddisfazioni. Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video. Premi il pulsante mi piace e commenta. Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale.